Allora, fra qualche giorno inizierà un seminario in cui finalmente potremo parlare del cuore, delle radici del pensiero di Aleph. Io vengo dalla musica, ho iniziato a studiare musica a 4 anni e a 3 mi sono innamorato della musica e tutta la vita mia, in qualche modo, ha sempre avuto accanto questa figura della musica. Oggi penso di poter mettere più ordine alla mia vita, parleremo infatti degli ordini d'amore, perché ho capito qual è il vero posto che la musica ha dentro tutto ciò che faccio. Siamo giunti in Aleph a questa conclusione. Occorre occuparsi in primo luogo dei fondamenti musicali della vita, che sono i fondamenti musicali, cioè della biologia, ovvero del corpo, ma è il corpo in cui si manifesta la mente e in cui si manifesta lo spirito. Quindi i fondamenti musicali sono i fondamenti di tutta l'ordine che c'è, di tutto ciò che è vita, dal livello del corpo grossolano, che chiamiamo corpo fisico, al livello del corpo sottile o causale, che poi chiamiamo spirito. Anticipo subito che io mi occuperò in questa breve conversazione di ritmo. Il ritmo è non può essere sottratto alla vita. Se sottrai il ritmo alla vita non c'è più. Quando noi ci comportiamo in modo non ritmico, non sincronizzato, noi non siamo più nel fiume della vita. Stiamo perdendo la nostra vita. Magari non tutta, ma una parte di vita, quella che non ha più ritmo, quella è perduta. Ritmo e arte hanno la stessa radice di inerte. Inerte vuol dire che fine della vita, cioè dove non c'è rt, a, non c'è più vita. Adesso parleremo di che cos'è rta. Passiamo qua. Guardate, rta è un termine sanscrito. Con rta si intende ordine cosmico a cui soggiace l'intera realtà. Quindi prelude, viene prima del termine molto più usato dopo di dharma. Dharma è l'equivalente orientale del logos occidentale. E adesso andiamo a vedere quali sono le origini analiticamente, quali erano le origini di rta. Il termine rta deriva da R, radice sanscrita che vuol dire muoversi, muoversi. Tutto ciò che è vivo si muove. E ar, radice indoeuropea di modo appropriato. Quindi significa muoversi e comportarsi in modo corretto. Questa è la vita piena. Nel buddismo, l'azione, il comportamento, viene dopo la retta visione, la retta attenzione, la retta concentrazione, che sono fattori interiori e che riguardano di più la percezione. Poi c'è l'elaborazione, il retto pensiero, poi c'è la comunicazione, la parola e finalmente c'è il comportamento, l'azione. Questo ha a che fare con l'ordine giusto nel tempo. Prima c'è l'interiore, c'è ciò che c'è dentro e poi viene quello fuori. Secondo il principio dell'ordine nello spazio. Andiamo qui, abbiamo sia ordine nel tempo che ordine nello spazio. L'ordine nello spazio indica che mi devo occupare prima delle cose vicine e poi delle cose lontane. Così fa tutta la natura. Il sole prima scalda se stesso e poi irradia. Non esiste un sole freddo che irradia fuori. Prima devo occuparmi della mia interiorità, naturalmente lo faccio nell'intersoggettività con gli altri, ma è quello che devo creare, la mia struttura interiore, la mia struttura primaria, senza la quale io dipenderò sempre dal giudizio degli altri. E la dipendenza, tutti sapete, che genera, che cosa? Debolezza,
e quindi odio nei confronti delle persone da cui dipendiamo. Dipendenza e paura sono sinonimi. Mancanza di radicamento, mancanza di base sicura, e allora dipendenza affettiva, dipendenza dai piaceri esteriori e così via. Così esistono gli ordini del tempo. C'è un prima e c'è un dopo. Ci sono delle cose che vanno fatte prima, sono delle priorità. Poi mi posso occupare delle cose che vanno fatte dopo. Se io sbaglio negli ordini del tempo e degli ordini dello spazio, io sono in errore. Un errore della mente. Errore della mente è la matrice della sofferenza. Secondo il pensiero classico greco, per i presocratici, Eschilo, l'errore della mente o l'errore dell'intelletto, ripeto, il pensiero classico greco o il pensiero classico orientale, è alla base di tutta la sofferenza. Detto in altri termini, la nostra ignoranza. Da lì dipende la sofferenza. Allora ritorno qua. Ho parlato di fondamenti musicali della vita. Non c'è vita senza i fondamenti musicali del tempo, della sincronizzazione e del ritmo. Non ci sarebbe vita senza i campi di coerenza dell'acqua, di cui non posso parlare se non per cenni. L'acqua è l'unico elemento che conosciamo che è in grado di sintonizzarsi su frequenze diverse di altri elementi. Grazie a questa capacità di variare il tempo, è in grado di mettersi in collegamento e generare il collegamento tra altri elementi, favorendo così i processi chimici di formazione delle molecole complesse, di cui la vita ha necessità. Non potrebbero esistere le proteine se non ci fosse i campi di coerenza dell'acqua. Quindi non ci potrebbe essere la vita, non ci potrebbe essere il comportamento. Sto parlando quindi di origini, delle radici della vita e della salute. Ciò che ci rende sani è rispettare gli ordini del tempo. La vita non parte dal pensiero, linguaggio. La vita parte da ciò che è più semplice. Ogni elemento ha una frequenza. Per consentire la creazione di elementi più complessi, la vita ha bisogno dei campi di coerenza dell'acqua. C'è bisogno praticamente di un direttore d'orchestra. L'acqua è una sorta di facilitatore di relazioni. Senza acqua non c'è vita, così come la conosciamo. Adesso, osservate qui, noi di fronte al flusso della vita, al flusso dell'ordine cosmico che abbiamo chiamato Dharma, che abbiamo chiamato Logos, abbiamo due possibilità. O ci armonizziamo col flusso dicendo sì, oppure ci contrapponiamo dicendo no. Se stiamo nel sì, siamo nel fiume della vita e abbiamo tutta la forza, 5 miliardi di evoluzione della vita che ci sostengono. Se diciamo no, abbiamo contro di noi 5 miliardi di anni di evoluzione. Abbiamo dietro di noi una forza tremenda contro cui noi vogliamo combattere. Allora, quando diciamo sì, noi assecondiamo il flusso e siamo in quello che si dice l'essere. Io sono. Sono qui, in questo momento. In quale momento? In questo luogo. Il retto momento, il retto luogo è adesso. Non il passato, non il futuro. Quello è frutto della mente. La vita lavora sul qui ed ora. Tutti gli animali stanno nel qui ed ora. Siamo l'unica specie che continuamente ci spostiamo dal passato al futuro e rarissimamente stiamo nel qui ed ora, cioè nella realtà, l'unica realtà che c'è. Quando siamo nell'unica realtà che c'è, quando siamo nel flusso della vita, siamo connessi a livello di sincronizzazione e di ritmo con tutto ciò che c'è. Nella biodinamica, le pratiche della biodinamica, tra le quali il cranio sacrale, si impara a sincronizzarsi sul tempo del cuore, sul tempo del respiro, ma anche sui tempi, sui ritmi più lunghi di
ritmi come, che vengono anche chiamati maree, perché anziché durare un secondo o pochi secondi, durano dai 20 fino a 2 minuti, 20 secondi fino oltre 2 minuti. Ma non ci sono solo questi tempi, ci sono tempi molto più ampi intorno a noi, che sono i tempi dell'ambiente. Allora la prima cosa per essere vivi è sincronizzarsi con questi tempi. Ma per sincronizzarsi bisogna percepirli. E per percepirli abbiamo bisogno di sciogliere quelle credenze che ci impediscono di farlo. Perché le credenze non sono constatazioni sulla realtà, attenzione. Le credenze sono dei comandi al nostro sistema percettivo. Se crediamo che questi tempi non esistano, per noi questi tempi non esistono. Quindi noi, con queste credenze che sono tuttora diffuse nella cultura, noi in realtà ci stacchiamo dal flusso della vita che è in primo luogo un ordine nel tempo. E quindi ci stacchiamo da quello che sarebbe l'origine della nostra salute. Sapete che i corpi tendono ad autoguarirsi. Il problema non è come guarire, il problema è come lasciarsi guarire, come non interferire nella guarigione che è spontanea se noi assecondiamo che cosa? Il Dharma in Oriente, il Logos in Occidente, gli ordini dell'amore, così come vengono detti in Occidente adesso. Pensate, Hellinger, nelle Costellazioni, parla di ordine d'amore, che sono ordini nel tempo e ordini nello spazio. I genitori vengono prima, la coppia viene prima, i figli vengono dopo. I nonni, rispetto alla coppia, vengono dopo. Perché? Perché la coppia vale l'altro principio, cioè il principio dell'ordine nello spazio. Adesso i coniugi sono più vicini tra loro rispetto ai genitori. Quindi qui abbiamo apparentemente un conflitto tra ciò che viene prima e ciò che viene dopo, ma viene risolto in questo caso a favore dell'ordine dello spazio. Noi ci dobbiamo occupare prima di ciò che c'è vicino, mi devo occupare prima dei miei figli, ma nello stesso tempo mi devo occupare appena, subito dopo e insieme, se possibile, di quelli lontani. Se mi occupo delle cose lontane, mi occupo degli altri, senza occuparmi dei miei figli fuori o dei miei figli interiori, cioè delle mie parti piccole che non sono ancora cresciute, violo gli ordini dell'amore, in particolare gli ordini dello spazio e gli ordini del tempo. Ok, adesso veniamo alla musica. La musica è il centro di questo seminario. Abbiamo detto che la musica, non la musica di cui normalmente si parla, ma la musica come la intendevano i greci, che era il fondamento dell'educazione. Musiche era il fondamento dell'educazione greca. La musica e la danza erano le arti dinamiche. Dinamiche, l'ho detto prima, rta viene da muoversi in modo retto. Senza retto movimento non c'è la vita e comunque non ci può essere la vita sana. Quando il movimento non è più retto, non è più adeguato, comincia la malattia. Il pensiero viene dopo. Il pensiero si ammala nel momento in cui ciò che viene prima, ordine dell'amore, non viene rispettato. Nel momento in cui nella nostra vita abbiamo imparato a desincronizzarci, a essere fuori ritmo, il pensiero che si genera a partire da questa condizione di malattia è pensiero malato. Cioè, guardate qui, è pensiero quando io dico no al fiume della vita che fondamentalmente è il fiume del tempo retto, del retto tempo, ciò che viene prima, ciò che viene dopo, la sincronizzazione, il ritmo. Quando io dico no al fiume della vita, finisco nella pozza della nevrosi. Il fondamento centrale della pozza della nevrosi è il pensiero ossessivo, il pensiero che si ingarbuglia sempre su se stesso. Da qui l'impossibilità a decidere, la difficoltà enorme, i dubbi, l'incapacità di orientarsi nella vita, che oggi è diffusissima. Questa è una malattia, la malattia dell'ossessività, del pensiero ossessivo, che non è un vero pensiero, cioè non è un retto pensiero. Il retto pensiero può essere tale quando rispetta le radici, le origini della vita, che sono i fondamenti musicali, tempo, ritmo, arte. Il resto è inerte. Il pensiero ossessivo è un no alla vita. Il bambino diventa ossessivo quando un genitore
gli pone dei no carichi di violenza. L'impulso primario, originato nel fiume della vita, si trova davanti a un ostacolo e deve scegliere se obbedire all'impulso proprio o obbedire al controimpulso che viene dal genitore. Il bambino si trova in un doppio legame, perché non può mettersi contro il genitore, non può mettersi contro se stesso. Da lì il pensiero si ammala, diventa pensiero ossessivo e poi tante altre cose di cui, che è all'origine di tutte le nostre sofferenze. Le nostre sofferenze quindi nascono tutte come errore della mente, come ci ha insegnato Eschilo e tutta la filosofia classica occidentale e orientale, che se la vediamo a sufficiente distanza, cioè utilizziamo gli ordini dello spazio giusti, non ci mettiamo a studiare le cose così, come si tende a fare oggi, ma cominciamo a guardarle così, cominciamo a vedere sia l'Oriente che l'Occidente insieme, anziché solo un pezzettino dell'Occidente, solo un pezzettino dell'Oriente. Non possiamo fare i collegamenti. Abbiamo bisogno di prendere le distanze. Solo dalla distanza adeguata noi possiamo avere la retta visione. I maestri orientali e occidentali vivono nel tempo grande, nel tempo e nello spazio grande. Nel tempo e nello spazio grande puoi avere la retta visione. Di che cosa? Dell'insieme, del tutto. Noi abbiamo perduto questa retta visione. La nostra è una cultura in gran parte basata su presupposti erronei. Abbiamo perso i fondamenti musicali della vita e della biologia. Abbiamo sviluppato un pensiero che di per sé è già malato, parte male. Quindi siamo preda di errori della mente o errori dell'intelletto e la nostra cultura è satura di errori dell'intelletto. Da qui le difficoltà che abbiamo nella politica, nell'economia, nella finanza, nella filosofia di oggi che ha perso le radici, nelle scienze, quando le scienze diventano iperspecialistiche e perdono la visione d'insieme. Quindi diventano scienze che poi si sposano insieme a una tecnologia che può essere veramente pericolosa, tossica. Noi abbiamo bisogno di generare nuovi ricercatori che siano radicati qua. Questo è il primo passaggio. Non puoi creare uno scienziato vero se le sue radici non sono nell'ordine della musica, i fondamenti della vita, perché sennò il suo pensiero è già infettato di tossine. Guardate, gli ordini dell'amore dicono: prima c'è la sincronizzazione e il ritmo, poi nasce la melodia. Una melodia che non ha ritmo dietro è afasica, non riesce a parlare, non riesce a dire. Solo quando c'è una melodia retta, corretta, su diverse melodie, diverse altezze dei suoni possono produrre l'armonia. Su questa base musicale ecco che può nascere la parola. Allora quella potrà essere una retta parola perché... perché si fonda sulle radici, sulle origini di come è nata la vita, 5 miliardi di anni fa. Allora la parola, nata negli ultimi, poca manciata di migliaia d'anni, e soprattutto poi la parola scritta, attualmente cosa succede? Che la parola scritta o detta corrisponde, come concetto, ai derivati nell'economia. Il suo valore, che dovrebbe essere qua, si perde. Il suo valore non deriva più da qua, ma deriva da altre parole, da altri concetti. Ma queste, alla fine, tutto questo incremento di intelletto genera una bolla concettuale. La bolla concettuale a un certo punto crolla, perché quando siamo fuori strada la sofferenza cresce. Oggi ci troviamo in un periodo storico in cui la sofferenza ha toccato livelli altissimi in tutto il pianeta. Soffrono gli esseri umani sempre di più, è in incremento la sofferenza e soffre la natura, cosa che non è mai successa, soffre l'ecosistema, okay? Perché il nostro pensiero è erroneo. Quindi ecco perché per me questo laboratorio, non faremo un laboratorio di giochini musicali, faremo un laboratorio in cui la musica ci consente, le radici della musica, ci consente di contattare le radici della nostra vitalità, del nostro vitale interno. Questo significa un inizio di processo di guarigione di tutti i livelli che seguono. Quindi dell'apertura del cuore, dell'intelletto, finalmente la retta parola e finalmente il retto pensiero, retta parola e finalmente ci sarà la retta azione.
Questo significa che questo seminario sarà un seminario sull'etica, su come comportarsi in modo retto. Quindi sarà un seminario guidato da che cosa? Da questi concetti, il logos, il dharma e gli ordini d'amore. Ma proprio per rispettare gli ordini d'amore, se vogliamo essere seri, dobbiamo partire da qua. Questo viene prima di tutto. In questo seminario ci occuperemo fondamentalmente del ritmo. Abbiamo già lavorato con ragazzi, i nostri allievi hanno lavorato con ragazzi che grazie al recupero del ritmo e del tempo interiore hanno finalmente ritrovato la loro vera identità. Ragazzi spaesati, disorientati. Il mondo oggi è pieno di ragazzi che non sanno dove sbatte la testa e quindi diventano preda di tutte le pubblicità che ci sono in giro, di tutte le possibili dipendenze, da quelle da internet, da quelle del sesso, coatto, dalla droga. Qualunque cosa può andare bene perché quando noi non siamo nel retto pensiero, nella retta parola, non siamo nei fondamenti musicali della vita, noi soffriamo. Se soffriamo, siamo quindi nella mente ossessiva, siamo nella pozza della nevrosi, stiamo dicendo no alla vera vita, quando ci troviamo qua noi abbiamo bisogno per sopravvivere di compensazione, compensare questa sofferenza. E l'industria, l'industria di oggi, il consumismo, ci offre infiniti stimoli per compensare quello che ci manca dentro. Ma nulla da fuori potrà mai compensare il vuoto interiore che si è generato. Ecco. Allora io sono veramente felice di pensare che fra una settimana più o meno inizieremo questo seminario. E quindi in quel luogo lì porteremo questi temi, veramente approfondiremo a livello esperienziale, fisico in primo luogo, corporeo. Il mio augurio è che tutti poi da quel seminario escano con un nuovo modo di porsi nel mondo, partendo da una sorta di base sicura che si genera proprio all'interno quando rispettiamo e siamo consapevoli dei nostri ritmi interiori che si sono generati a partire dal nostro rapporto, quando eravamo ancora, nella pancia della mamma. Battito del cuore, respiro, battito, respiro. Ritorniamo lì e diventeremo grandi.